Buongiorno a tutti. Signore e signori, avete visto i 36 gol di Ciro Immobile che l'hanno portato a vincere la Scarpa d'Oro stagione 2019-2020. La Scarpa d'Oro torna ad un italiano dopo 13 anni. Immobile è il terzo giocatore a vincerla dopo Luca Toni e Francesco Totti ed è anche un simbolo, forse in un momento come questo che stiamo vivendo anche di smarrimento, Ciro, che ci dimostra come si cade ma ci si rialza e che si può arrivare anche a raggiungere un grande sogno. Complimenti ancora a Ciro Immobile. Chiaramente oggi è una festa per la Lazio, una festa per noi tutti e voglio salutare subito dei grandi tifosi che sono qua oggi, grandi artisti, grandi personaggi del mondo contemporaneo che viviamo in diverse vesti. Comincerei da Giorgia che è qui, grande tifosa, Mogol, Pino Insegno, il direttore Clemente Mimmun, tutti i tifosi che sono qua per Ciro Immobile. Darei subito ora la parola alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Grazie, buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti. Permettetemi di salutare e ringraziare il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, il presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito, il presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita, Angelo Diario, Ciro Immobile, il club manager Angelo Peruzzi e tutte le testate giornalistiche nazionali e internazionali e i tanti ospiti illustri che hanno voluto essere presenti qui per questa giornata speciale e tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta e in streaming. Grazie davvero per essere qui. Questa di oggi è una gigiornata speciale, un momento che ci riempie di orgoglio e che abbiamo fortemente voluto vivere insieme, in maniera sicuramente semplice ma con grande emozione. Abbiamo dovuto attendere per farlo, ovviamente, e anche oggi avremmo voluto che questa cerimonia fosse aperta alla città, ai tanti tifosi, agli appassionati di sport e soprattutto ai tifosi di Ciro Immobile. Avremmo voluto che fosse un momento di tutti. La difficile emergenza che viviamo non ce lo permette, o comunque non ce lo permette come vorremmo, ma la tecnologia ci aiuta a portare questa emozione, l'emozione di questa giornata, nelle case di tanti. Quindi prima di tutto davvero permettetemi di rivolgere un caloroso saluto a tutti voi e ai tanti tifosi che ci stanno seguendo. Desidero chiaramente salutare e ringraziare il presidente della Lazio che ho salutato prima e anche se non è con noi il mister Inzaghi che sta conducendo la squadra in maniera eccellente. In questo momento straordinario, oggi qui in Campidoglio, in aula Giulio Cesare, consegniamo un premio speciale, un premio ambito, un premio che ha un grande significato nella carriera di un giocatore. Oggi consegniamo la Scarpa d'Oro a Ciro Immobile, il premio che va al miglior realizzatore d'Europa. Miglior realizzatore con 36 gol nella stagione 2019-2020. 36 gol che segnano un grande risultato nella carriera davvero speciale di Ciro. Un premio che consegniamo a un grande campione, un campione nello sport e nella vita. E voglio dirlo con grande semplicità perché insieme a lui c'è la famiglia. Immagino sia una grande emozione davvero per tutti. Oggi ci sono anche la mamma e il papà di Ciro qui con noi, che saluto e ringrazio. C'è la moglie Jessica, a cui rivolgo un saluto speciale, e i tre bimbi. Questo è un premio, parlavamo prima un attimo con Ciro, è un premio che credo ripaghi dai tanti sacrifici, dall'avventura, no, di un ragazzo che ha iniziato a tirare i calci addirittura all'età di 4 anni sui piccoli campetti di provincia, partendo dalla sua Torre Annunziata, cittadina che porta sempre nel cuore, per approdare poi al grande calcio, alla Serie A, nella capitale, in nazionale e ora a questo premio. E qui in quella sua esperienza, in questa tua esperienza, c'è il desiderio di tanti ragazzi. Lo sport come riscatto, come dice più volte nelle interviste. Senza sport tanti tuoi coetanei si sono persi o hanno preso strade sbagliate. Il tuo esempio è la dimostrazione che con impegno, lavoro e sacrificio si può riuscire.
Oggi sicuramente nelle periferie ci sono tanti bambini che indossano la tua maglia e che sognano diventare come te, come Ciro Immobile. E credo che questo premio sia anche loro, di tutti i tifosi che ti sostengono, di tutti i ragazzi che ci guardano, di tutti i tifosi che abbiamo visto nel filmato allo stadio e che ci ricordiamo e che non vedete l'ora di poter tornare ad abbracciare virtualmente quando siete in campo. Sono l'impegno, la determinazione, sono necessari per non fermarsi davanti agli ostacoli e alle cadute, che fanno parte della strada del successo. E allora a tutti quei ragazzi e a quei bambini oggi dobbiamo offrire delle opportunità, dobbiamo offrire istruzione e sport e anche esempi virtuosi, come quello di Ciro. Vorrei dire che questo premio va oltre le statistiche, oltre i numeri, oltre quelle 36 reti, un record eccezionale. Voglio ringraziare un giocatore che rappresenta un esempio di chi nello sport, in campo, dà tutto se stesso, che ama lo sport, ama il calcio, che si sacrifica per la squadra, per i compagni di gioco. Un giocatore corretto e altruista, un giocatore che usa sempre toni equilibrati, mai stonati, mai fuori misura. Un giocatore che fuori dal campo è una persona semplice e autentica, che è prima di tutto un marito e un papà. So che lui non vorrebbe, ma vorrei sottolineare anche la generosità. Anche in questa occasione lo ha dimostrato, mettendo all'asta alcune delle maglie celebrative per beneficenza, donando il ricavato all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Grazie. E poi c'è una cosa che mi preme dire. Oggi premiamo Ciro Immobile per le sue 36 reti, il primo italiano dopo una lunga sequenza di premi che parlavano spagnolo. E questo ha un grande significato per la città, soprattutto per lo sport italiano. Tuttavia credo che sia necessario, e so che anche Ciro ci tiene, a sottolineare che questo è un premio che va a tutta la squadra. Anche un giocatore con uno straordinario fiuto del gol, un finalizzatore, come dicono i giornalisti sportivi, non riuscirebbe senza una squadra, un gruppo solido e ben preparato alle spalle. Questo è anche merito di una società che sta contribuendo a raggiungere traguardi e successi. Permettetemi a questo proposito di ricordare oggi la scomparsa di una grande figura, Arturo Diaconale. Manca a tutti la sua signorilità, che era il tratto distintivo dell'uomo e del professionista, come portavoce e come giornalista. Proprio in quest'aula abbiamo celebrato il successo della Coppa Italia e circa un anno fa ci siamo ritrovati per i 120 anni della nascita della Società Sportiva Lazio. Due momenti recenti molto importanti per la società. Poche settimane fa poi è stato posto un altro tassello di questo percorso con la creazione della Fondazione SS Lazio 1900, che tra le tante finalità ha in primo luogo quelle dedicate al sociale. Ecco, credo che questo sia il miglior modo di rappresentare lo sport e i suoi principi. Questo momento particolare, segnato da tanti problemi, richiede davvero lo sforzo di tutti e per questo vi ringrazio di cuore. E a Ciro oggi il nostro grazie. Grazie per i tanti successi, per le tante emozioni, i tanti gol che ha regalato ai tifosi e per quelli che ancora regalerà. E i gol che verranno saranno ancora più belli. Congratulazioni. Grazie Sindaca, la parola ora a Marcello De Vito, Presidente dell'Assemblea Capitolina. Grazie, saluto la Sindaca Virginia Raggi, saluto la Società Sportiva Lazio, il Presidente Lotito, Ciro Immobile, la squadra, Radu, saluto le altre autorità presenti. Presidente della Commissione Sport Angelo Diario, il capogruppo del Partito Democratico Pelonzi, saluto tutti gli ospiti intervenuti e i tifosi ed è davvero un grande onore e un piacere consegnare questo premio a questo straordinario giocatore, grande finalizzatore, grande bomber come si dice in gergo, capace di realizzare quasi 200 gol in Serie A, in poco più di 300 partite, una media straordinaria, pazzesca, una capacità realizzativa pazzesca. Ma mi piace, prima di partire dalla Serie A, ricordare un anno di Ciro Immobile, forse il primo tra i suoi campionati importanti, la stagione 2011-2012, quando giocava in Serie B con il Pescara.
Pescara, in cui militavano altri due straordinari giocatori in erba, Lorenzo Insigne, ala attuale del Napoli, e Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, compagni di nazionale, ma Pescara che era allenato da un allenatore eccessivo, ma che conosceva molto bene il gioco offensivo e che a Roma conosciamo tutti quanti bene, sia sul versante della Roma che sul versante della Lazio, che era Zeman. E in quella stagione Immobile comincia a far vedere la sua straordinaria capacità realizzativa, segna 28 gol in 36 partite. Poi da lì non si ferma più. Il Genoa l'anno successivo, 22 gol al Torino nell'anno successivo, poi prova alcune esperienze all'estero, a Dortmund e a Siviglia, che non vanno bene, come può accadere nella carriera di un giocatore, come anche nella vita di un uomo. E lì è brava la Lazio, è bravo il presidente Lotito, che ha intuito e punta forte sul giocatore. Ed è subito feeling, perché Immobile nella stagione successiva ripaga e segna 23 gol, poi nel 2017-2018 29 gol, 15 nella stagione successiva, fino ad arrivare appunto alla stagione del record, quella dei 36 gol in 36 partite, il 2019-2020, che vale appunto la scarpa d'oro. Poi Immobile non si è fermato, 14 gol quest'anno, tra cui anche uno nel derby che mi ha fatto perdere una scommessa con Pino Insegno, che saluto. Rapido, tecnico, veloce, potente, Immobile può farti gol in qualsiasi modo perché, come si dice in gergo, vede la porta come pochi, è detto da un romanista, è un riconoscimento doppio. Comunque davvero un grande centravanti, sicuramente il più forte centravanti italiano in circolazione, e su questo mi sento di fargli un augurio, perché probabilmente nella sua carriera è mancata una consacrazione in nazionale, come è mancata per tanti giocatori, anche Messi non ha fatto la differenza con l'Argentina, e quindi io spero, gli auguro davvero, sarebbe il giusto tributo per la carriera che ha fatto fino ad ora a 31 anni, di disputare, a giugno ci sarà l'Europeo, quindi di disputare un grande Europeo, giocherà in coppia d'attacco probabilmente con quel Lorenzo Insigne con cui giocava ai tempi del Pescara, e quindi penso che la possibilità di successo dell'Italia passi molto per i piedi di questi due giocatori, quindi gli auguro davvero di fare un grande Europeo, gli faccio i complimenti per la carriera che ha fatto fin qui e per questo premio. Un bellissimo augurio per Ciro. Ora la parola al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Prego. È sempre un grande onore essere qui all'interno di questa cornice che rappresenta la storia di Roma, per testimoniare tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto, il nostro riconoscimento per questo ambito traguardo, che è un vanto per la società sportiva Lazio, ma per tutta la città. Vedete, adesso io non entro nel merito dei dati, perché mi pare che già è stato fatto dai miei predecessori, io parlo del Ciro dal punto di vista umano, uomo. È un ragazzo che ha un afflato umano che ha consentito a questa società di poter crescere in termini di credibilità, di visibilità, ma soprattutto ha portato delle gioie a casa dei nostri tifosi, e non solo dei nostri tifosi, anche, vede, mi fa piacere che il presidente dell'Assemblea Capitolina, che di fede romanista, riconosce l'aspetto umano oltre che l'aspetto calcistico. Questo significa che ha stemperato quello che succedeva nella città, delle controposizioni che avevano poco di sportivo, ma soprattutto soltanto legate a situazioni di appartenenza. I giovani lo identificano come il loro compagno di giochi, come il loro padre, vorrebbero tutti averlo come il padre che
col quale dialogare dal punto di vista sportivo e, come dire, avere la possibilità di avere tutti gli insegnamenti dal punto di vista calcistico, perché io vedo che tutti i bambini chiedono la maglia di Immobile. Posso testimoniarlo come presidente, avendo una squadra composta da tanti giocatori di grande valore, però Immobile è entrato nella mente e nel cuore delle persone, di tutti i cittadini peraltro, non solo dei tifosi. Poi è entrato nel cuore delle persone anziane, che lo identificano come se fosse un figlio e lo riportano, li riportano indietro nel tempo, per quando ricordavano questa Lazio che era una società sicuramente che non aveva questa grande organizzazione, perdonatemi la modestia, che ha oggi, e soprattutto questa grande capacità di emozionare perché entra nei cuori della gente, perché Ciro riesce non solo ad emozionare dal punto di vista calcistico, ma con quel suo fare, come dire, molto umile, che è uno dei pregi e soprattutto dei valori dello sport, riesce a entrare nel cuore delle persone che lo vedono come un punto di riferimento, non solo dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista umano. Vedete, dicevo al sindaco poc'anzi, quando esce dal campo con quel suo incedere rinoccolato, sembra che porti sulle sue spalle tutto il peso dello sforzo fisico e dello sforzo mentale per raggiungere certi obiettivi, lo sforzo di tutta la squadra, perché lui rappresenta il direttore d'orchestra in un'orchestra dove tutti lavorano e suonano nell'interesse di un unico obiettivo, il raggiungimento del risultato. E lui è, come dire, la persona che poi, dal punto di vista calcistico si dice finalizzatore, che traduce in fatti concreti lo sforzo di tutta la squadra. Allora, questo elemento è un elemento fondamentale in un calciatore, perché vedete, normalmente i calciatori quando raggiungono certi traguardi si allontanano dalla gente, si allontanano nel modo di pensare, nel modo di agire, nel portamento. Ecco, lui è rimasto uno di noi, uno del, pensate, consentitemi questa espressione, uno del popolo. E questo colpisce le persone, le colpisce perché significa che dietro ha una famiglia, chiaramente, che l'ha educata a quei valori, e lui quegli stessi valori li sta trasmettendo alla propria famiglia. Quando siamo andati insieme in udienza al Santo Padre, è riuscito a commuovere anche il Santo Padre, perché col suo modo semplice, diretto, umile, ha colpito del cuore le persone. Al di là di poi quello che sono giustamente i risultati sportivi, che noi oggi stiamo in qualche maniera celebrando, avrebbe meritato sicuramente un riconoscimento ai fini celebrativi diverso, come sarebbe dovuto accadere se non ci fosse la pandemia, ma io ho ritenuto giusto, d'accordo con il sindaco, di farlo qui, perché lui rappresenta Roma. La Lazio è la prima società, come si suol dire dal punto di vista anagrafico e mi auguro adesso dal punto di vista calcistico, della capitale, ossia di Roma capitale. Quindi lui è l'emblema di Roma, quindi è un riconoscimento che non va solo alla Lazio e a Ciro, ma va a tutta la città, perché non sempre, anzi sono tantissimi anni che la città di Roma non ha potuto, come dire, fregiarsi di questo meritato traguardo. E allora io ringrazio tutti quanti coloro che in questo momento sono presenti per testimoniare l'affetto, la vicinanza e il riconoscimento del merito di questo ragazzo, che è un ragazzo che rappresenta la Lazio e la Lazio rappresenta Immobile, e lui non è altro che l'ambasciatore di questa società, l'ambasciatore in tutto il mondo, in tutti i tifosi, il biglietto da visita di quei valori che la società cerca di promulgare quotidianamente, perché lui li incarna al 100% e li incarna col suo modo di agire e soprattutto non solo sul campo ma anche nella vita. Grazie a tutti. Prova, eccoci. Grazie al Presidente Lotito. Allora, una grande storia, quella della Scarpa d'Oro, come una grande storia quella della Lazio. E adesso io chiamo, è anche un'emozione per me perché siamo stati compagni di viaggio alla Domenica Sportiva, Riccardo Cucchi, che tutti conoscete.
Riccardo, quante volte abbiamo detto voce storica non ci piace, però è questo, voce storica. Mi fa piacere di essere considerato voce storica, anche se mi preoccupo un po' i capelli bianchi. Mi fa piacere essere qui con Ciro Immobile, lui sa quanto l'ha stimato in questi 40 anni di racconto del calcio alla radio, quanto abbia amato il suo calcio, fin dai tempi di Pescara, fino ad arrivare a Torino e poi naturalmente a grande gioia. Lo posso dire adesso che ho smesso di lavorare, io sono laziale, lo sono laziale quando ero bambino. Quindi immaginate la mia gioia nel vedere Ciro con la maglia biancoceleste. Beh, insomma, tu dicevi, Giorgio, giustamente la scarpa d'oro. Beh, la scarpa d'oro, lo sapete tutti, è il trofeo che premia il goleador più prolifico in Europa. Da Eusebio, nel 1968, che fu il primo a vincere la Ciro. Eusebio del Benfica, lo ricordate, chi è capelli bianchi lo ricorda molto bene, a Ciro Immobile, ultimo campione a vincere il trofeo. In mezzo però quanti nomi sono trascorsi, quanti nomi sono passati prima di arrivare a Ciro Immobile. Gerd Müller, Marco Van Basten, Hugo Sanchez, Ronaldo, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Messi. È il terzo italiano a vincere questo trofeo, il terzo italiano. Tra l'altro è succeduto a Lionel Messi, che aveva vinto 3 edizioni consecutive, quindi è riuscito finalmente a superare Lionel Messi e soprattutto a competere con due grandi campioni, quali sono stati Lewandowski e Cristiano Ronaldo, che sono stati tuoi avversari della passata stagione. Una bella fatica, eh? E poi permettetemi di dire, dalla Ciro Immobile fa parte di una grande famiglia, quella degli attaccanti della Lazio, quanti ce ne sono stati? Chi ha il cuore biancoceleste li ricorda tutti. Naturalmente, a cominciare da Silvio Piola, ma sapete, finito di lavorare ho ricevuto un invito, sono entrato a Formello per la prima volta da tifoso e ho visto la galleria straordinaria di fotografie che c'è a Formello. C'è una in particolare, Ciro, quella di Giorgio Chinaglia. Si entra lì, c'è Giorgio Chinaglia. Voi sapete bene cosa significhi Giorgio Chinaglia per i mondiali. Io credo che Ciro stia conquistando uno spazio importante nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio, anche scalzando un pochino, con tutto il rispetto, Giorgio Chinaglia. Ricordare Beppe Signori, Bruno Giordano, quanti ce ne sono stati di attaccanti della Lazio davvero importanti? Tommaso Rocchi, che citiamo poco, ma ne segnò tanti di gol. Tommaso Rocchi, 105, per arrivare a Fulvio Bernardini, ad Aldo Puccidelli. Beh, insomma, Ciro è lì. Tra grandi calciatori della Lazio, grandi attaccanti della Lazio, tra grandi attaccanti europei. Con 144 reti, sono tanto. Io credo che Ciro, tra l'altro, parlo da radiocronista, sia un attaccante straordinario per la capacità che ha segnato, che ha di stare in ogni modo, sinistro, destro, testa, da qualunque posizione, smentendo un po' quel luogo comune, che spesso vive nel calcio, del centravanti egoista. Dite la sincera verità, vi sembra egoista, Ciro? Vi sembra un egoista? Tra l'altro è uno che smista palloni importantissimi, davvero assist man anche per i compagni, e come diceva il Presidente, combatte con grande 90 minuti, difendendo, correndo, non so quanto fiato abbia, ma veramente straordinario. È un giocatore completo, un giocatore moderno, che ricorda tanti che hanno alimentato le nostre passioni e adesso, per fortuna, è il presente. Ciro, Gerd Müller, il grande attaccante, il più prolifico attaccante della Germania, chi ha i capelli bianchi lo ricorderà, degli azzurri, in quella straordinaria partita passata alla storia come la partita del secolo, Italia-Germania 4-3 a Città del Messico. Gerd Müller è stato un grandissimo attaccante del Bayern Monaco, tra l'altro. E beh, diceva Müller, il gol per lui era una sorta di ossessione. Ma anche la liberazione, naturalmente, quando la palla superava la linea bianca. E poi diceva anche, ci sono quei 5 secondi, dopo che la palla ha superato quella maledetta linea bianca, 5 secondi per esultare, 5 secondi per respirare l'ebbrezza, 5 secondi per sentire il boato del pubblico. Ciro, io ti auguro di vivere tanti 5 secondi. Per noi, per te, io sono pronto ad esultare. Che indossi la maglia azzurra o che indossi naturalmente la maglia bianco-celeste. Complimenti, Ciro. Grazie, Riccardo.
Grazie. E allora Ciro Immobile, prego, posso citare il Presidente con il tuo fare di noccolato adesso? Mi raggiungi? Qua. Prendiamo, eccoci, un microfono. Eccolo, di qua. Ciro, mettiamoci, vieni, anche dall'altro lato della scarpa d'oro, dai, così la ognuno di noi ha dei ricordi legati a te, Ciro, come al proprio calciatore del cuore. Io il mio ricordo legato a Ciro Immobile, gliel'ho detto poco fa, è mi ha quasi tenuto lui a battesimo in una delle mie prime domeniche sportive con Jessica. Sono venuti entrambi ospiti e mi avete portato, insomma, fortuna. Ora, questo era un aneddoto personale, però per dirvi veramente che sono sinceramente contenta per Ciro e vorrei che ci raccontassi tu cosa significa. L'ho vista solo dalle foto e vederla così da vicino è... il tuo nome è vicino a quelli che abbiamo sentito adesso, sì, da Riccardo. Sì, sì, no, che assolutamente. Effetto fa? No, è una soddisfazione enorme, come diceva prima la sindaca, che ringrazio. Emozionante, perché leggere il tuo nome dopo questi grandi campioni e sapendo la tua storia, quanto hai sudato e lavorato per arrivare a certi livelli e raggiungere determinati obiettivi, ti riempie di soddisfazione e d'orgoglio. Poi ricevere un premio qui in questa sala è emozionante. Il presidente diceva che probabilmente coi tifosi sarebbe stata un'altra cosa, perché sai, l'atmosfera che te la crea lo stadio, noi ce l'abbiamo nel sangue, nelle vene, è quella che ci manca ultimamente. Però ovviamente è un premio che dedico soprattutto ai tifosi che sicuramente stanno soffrendo nel non vederci allo stadio. Non a caso io ho detto che è un simbolo Ciro Immobile anche del cadere e del sapersi rialzare, perché non sempre poi la tua carriera è stata piena di gratificazioni, forse anzi. Quindi quali sono stati, dicendolo e raccontandolo anche ai tanti giovani che ti vedono oggi come esempio e che probabilmente sono un'altra categoria molto colpita in quest'anno di pandemia, li abbiamo abbandonati, sono stati soli, dove trovi i tuoi punti di forza? Qual è il messaggio che possiamo dare anche a questi ragazzi? Ma nella mia famiglia, soprattutto. Quello che sono lo devo a loro, lo devo a quello che mi hanno insegnato nella vita prima che nello sport. Io sono andato via di casa molto giovane e non ho mai sentito la mancanza dei miei genitori, perché loro erano sempre lì con me, anche con 10 telefonate al giorno, forse anche di più. Però ho cercato di creare il mio prototipo di famiglia, cioè la mia famiglia in base a quello che mi hanno insegnato loro. E ora, prima di tutto, vado orgoglioso di quello che ho creato fuori dal campo. Poi quello che viene in campo è solamente diciamo il frutto del lavoro che ho fatto insieme a loro, perché insieme a loro, insieme ai miei compagni, al mister, alla società, credo che si debba essere orgogliosi di tutto, cioè tutta la squadra debba essere orgogliosa, si debba sentire vincitrice del premio tutti, perché la teca che parlava prima la sindaca diceva una frase molto bella che avevo portato proprio per farvela leggere. E dice: nessun uomo è un'isola completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. I migliori successi si ottengono grazie al lavoro di squadra. Questa è una frase che racchiude un po' questo. Non avrei mai pensato, immaginato, è la presunzione di poterla vincere da solo. Mi hanno aiutato i compagni di squadra, la società, i tifosi e soprattutto la mia famiglia, standomi vicino. Beh, un messaggio importante, no? La famiglia prima poi del lavoro in campo, però la famiglia è anche quella della Lazio, cioè una società che comunque poi ti ha portato a questo traguardo. Mi ha colpito una frase sempre del presidente che diceva: ti porti il peso di una squadra. Quanto è importante fare squadra anche oltre la partita? Ma io alle parole del presidente mi sono emozionato, perché
Ho sempre detto e pensato che i complimenti, quando mi vanno fatti complimenti per quanto riguarda l'aspetto calcistico, sono bellissimi, li accetto volentieri, ritorno a casa col sorriso e so per certo che posso piacere o non piacere per il modo di giocare, quella è una cosa soggettiva, ma l'essere uomo è una cosa oggettiva e le parole che ha speso il Presidente per me sono fonte di soddisfazione immensa, perché significa che sono diventato una brava persona, un bravo uomo, e questo mi permette di vincere determinate cose. Sei comunque un applauso. Possiamo dire anche che è un uomo, è un papà. Se possibile, inquadrerei Jessica con i bambini. E tra l'altro Jessica, che ci ha fatto scoprire attraverso i social, lo possiamo dire Jessica, che Ciro è anche un ottimo ballerino, visto che abbiamo visto Ibrahimovic a Sanremo, ma l'anno prossimo ci stai facendo un pensierino? Questi sono i video che mi costringe a fare Jessica. No, però a volte ci divertiamo con i bimbi, perché i bimbi gli piace tanto e quindi per farli felici così ogni tanto facciamo qualche balletto. No, è bravo, è bravo. Chi segue Jessica sa che Ciro se la cava. Comunque vorrei ringraziare Riccardo e tutte le persone che hanno speso parole bellissime per me, perché sentirsele dire qui oggi è davvero, ti riviene in mente tutta la storia. Non vorrei essere ripetitivo, ma so da dove sono partito e ho sempre saputo dove volevo arrivare. E questo è, credo che sia il messaggio più importante da mandare ai ragazzi di oggi, che magari adesso stanno vivendo un momento molto duro, difficile, però bisogna stringere i denti in questo momento. Lo so che stiamo ripetendo forse sempre le stesse cose. No, invece, no? Guarda, senza retorica, è un messaggio che secondo me oggi i ragazzi hanno bisogno di ascoltare. Sì, credo che ognuno di noi debba credere nei propri sogni, ma ci deve credere fortemente. Non deve essere lì lasciato nel cassetto, perché il mio era un sogno che ho realizzato. Come l'ho realizzato io, che non ho niente di speciale in confronto agli altri, lo possono realizzare tutti. Quindi è questo davvero il messaggio più importante. Io quando ero più piccolo e guardavo, sentivo le partite, perché non avevo possibilità di guardarle, e sentivo Riccardo, sentivo Guido, mi è capitato di sentire. Sono cose che ti restano dentro. Quando giocavo a Torino, forse Riccardo ancora praticava, forse erano gli ultimi anni. Ogni volta che lo vedo gli ricordo che io mi emozionavo col calcio tramite la sua voce. Poi ho scoperto dopo che era laziale, quindi è ancora più bello. Ciro, prossimi obiettivi in campionato? Dai, così facciamo contenti anche tutti i tifosi che stanno qua. Sì, di riprenderci. Stiamo vivendo un momento di flessione che ogni tanto ci sta. Stiamo giocando da agosto senza sosta. Credo che la squadra, c'è Mattia che se la mette. Sei stancato. Però sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra fino al mister e il suo staff, perché stiamo facendo un qualcosa di eccezionale insieme. 5 anni che lavoriamo insieme, abbiamo raggiunto obiettivi importanti e, come dice sempre il Presidente, la nostra è una famiglia che va nella stessa direzione, cerca di stare uniti soprattutto in questi momenti. Abbiamo parlato col Presidente in settimana e siamo contenti di avere questa partita venerdì per poter guardare avanti con più fiducia, e fino alla fine del campionato noi ci crediamo per raggiungere gli obiettivi. Poi so che sei scaramantico, quindi non ti dico niente, però adesso con la scarpa d'oro, insomma. Sì. No, poi soprattutto c'è pensiero ovviamente, ma sempre all'europeo, perché deve essere soprattutto, come diceva il Presidente prima, una cosa in più che cerco, che voglio a tutti i costi, come volevo questa a tutti i costi. In bocca al lupo. Grazie, Ciro. Ti auguro di realizzare ancora tanti sogni. Grazie. Dicevi Guido,
e sarà anche lui molto emozionato, Guido De Angelis, la voce della Lazio, va bene se ti presento così, Guido? Che ho visto emozionarsi da sotto la mascherina mentre ti citava Ciro. Allora, buonasera, anzi buongiorno a tutti. Caro Ciro, vado di là, ok? Prego. Io intanto ti ringrazio perché è un peccato che oggi non c'è il popolo della Lazio, perché qui la scalinata sarebbe stata come Piazza di Spagna quando vincemmo la Coppa Italia. Io intanto volevo ringraziare la sindaca Raggi perché ha voluto fortemente questa giornata e il presidente Claudio Lodito perché ti ha voluto fortemente la Lazio. E come ha detto il presidente, tu sei ormai il testimonial della nostra società, che non solo in tutta Italia ma in tutta Europa e in tutto il mondo. La cosa bella è vedere sotto la metro di Monaco la cartellonistica con la tua immagine dopo che hai vinto la Scarpa d'Oro, pensa che bello. E questo è un motivo d'orgoglio, anche a Londra c'è la tua cartellonistica, perciò è una cosa che a me fa piacere sottolineare, perciò ci hai portato in tutto il mondo, in tutta Europa. E volevo dirti che la storia della Lazio, come ha raccontato Riccardo un attimo fa, è piena di centravanti storici. Certo, adesso farò una sintesi perché di pochi secondi, perché sono talmente tanti, da Sant'Ancherani che vinse il primo derby perché la Roma non c'era in quel periodo, Lazio-Virtus 3-0, scusate ma la Roma non c'era, tripletta di Ancherani, poi il grande Silvio Piola che addirittura è diventato l'uomo, il centravanti del secolo, il giocatore, il centravanti più forte di quell'epoca. Dopodiché passando per gli anni, arrivando agli anni del dopoguerra, sono arrivati a Roma, è arrivato alla fine degli anni 60 Giorgio Chinaglia, che ha rappresentato per il popolo laziale un qualcosa di indescrivibile. Poi sono arrivati anche gli anni un po' più delicati, quelli con una Lazio povera, gli anni di piombo, gli anni 80, con Giuliano Fiorini, che io vorrei fare un applauso a Giuliano, che è stato a mio avviso un personaggio che purtroppo oggi non c'è. E poi passando per gli anni 90, dove è arrivato Karl-Heinz Riedle, c'era Rubens Sosa, e poi è arrivato Beppe Signori, che ha vinto per ben 3 volte la classifica dei capocannonieri. Questo per farti capire che tu hai superato anche lui. Era nata una generazione di bambini legati a Beppe Signori, come sta nascendo adesso una generazione legata a te, di Ciro Immobile. Lui è uno di quelli, vero? Perché quel bambino, che è il figlio della sindaca, è innamorato di te. Detto questo, passando ancora più avanti, se ne sono arrivati tanti, non ultimo Klose, portato dalla Presidente Lodito, che fu un grandissimo acquisto, Miro Klose, che ha rappresentato nel mondo qualcosa di importante. Ecco, se io ti dovessi chiedere oggi con quale giocatore ti troveresti meglio, cioè ecco, se tu scegli in questo ventaglio di grandissime centravanti, con chi vorresti un giorno o sognavi di giocare? Ecco, un'altra cosa poi, ma nel momento in cui tu segnavi tutti questi gol, ti sei andato a controllare la storia della Lazio, per caso, per tutti i centravanti? Ti sei informato, immagino? Tutto sanificato, ovviamente. Allora, io sono uno molto scaramantico, ecco, devo dire la verità. E adesso come sto avvicinando piano piano a quello lì, al traguardo, a quello più grande di tutti, senza dire a che cosa, tutti mi parlavano: ma che cosa dobbiamo fare, che cosa non dobbiamo fare, quando ho detto no, aspetta, quando ho detto organizza dopo che è successo, perché non si sa mai. Giusto. Però la storia l'ho letta nel corso degli anni che sono stato qui, cioè da quando sono stato qui piano piano leggevo un po' di tutti, e devo dire che... Chi ti ha più colpito dei centravanti della Lazio? Beh, come storia dentro e fuori, Chinaglia. E come passione per lui, credo, posso sbagliarmi, però a sentimento, credo Signori. Ecco, non dimenticando Bruno Giordano, sì, che un giorno mi disse che ti somiglia un po'. No, infatti no, ci stavo arrivando, infatti invece... Come modo di giocare, credo che Bruno Giordano sia, cioè, quello che... Perché lui, lo vedevo in campo, era uno che non gli piaceva perdere, cioè era rognoso. Rompiscatole. Sì, rompiscatole. Però, e quindi è un po' quello che mi rappresenta in campo. E per finire, il gol, il tuo gol più bello, quello che ti senti più tuo, che
e soprattutto che magari hai detto era impossibile farlo, l'ho fatto, mi è riuscito. Lo so, sono troppi. No, nel senso, io i gol, al di là della bellezza del gol, può essere anche un gol a porta vuota, però e i 5 secondi che parlava Riccardo, che quelli che mi ricordo di più. Quindi ti posso dire il gol allo Juventus Stadium, che mi sa che tu stavi facendo. Come no? Sì. Anche al Napoli. Al Napoli. Ha mandato, diciamo, in barca tre giocatori. Cioè, ci sono... Che ondeggiavano, sì, in quell'azione. Sì, dipende che cosa è successo dentro di me dopo il gol. Non tanto la bellezza del gol, perché credo la bellezza del gol, quello di Cagliari, sia quello che mi rappresenta di più, perché è puro istinto. Dentro l'area, lì è arrivata la palla... però quello di emozioni ce ne sono stati tanti qui, la gente mi ha regalato emozioni, tante emozioni che mi porto dentro. E per finire, in questo calcio che va di corsa, che non è più romantico, oggi sei per noi la bandiera della Lazio, perciò ci sei. Grazie. È nata una bandiera. Grazie. Grazie Ciro. Grazie. Grazie, grazie Guido De Angelis. Ciro, siamo arrivati al momento più atteso, quindi puoi scendere, invito anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, il presidente della Lazio, Claudio Lotito. E come tutte le occasioni importanti sentite, dove c'è l'Italia che trionfa, ora eseguiamo l'inno d'Italia con la mezzo soprano Isabella Amati, accompagnata dall'organista Luigi Petruzzi della banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Ed ecco il momento atteso della premiazione, che sarà una premiazione, adesso poi ci sarà tempo per tutte le foto, lo ricordiamo, una premiazione virtuale chiaramente, per motivi che ormai conoscete bene.
ancora complimenti a Ciro Immobile per la scarpa d'oro. Ripeto, se poi ci sarà modo anche per fare accontentare tutti i fotografi. Lasciamo l'asta del microfono, giusto, perché torna Isabella Amati con Luigi Petruzzi per l'inno europeo. Prego. Grande applauso alla banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiudiamo, Sindaca, la cerimonia di consegna e di nuovo in bocca al lupo e davvero complimenti a Ciro Immobile per la scarpa d'oro. Grazie a tutti.